come gli piacerebbe, però lo sappiamo tutti, dico una cosa che tutti sappiamo e che poi però non deve farci applaudire, no, vi prego non applaudire, perché è una cosa triste, perché sono quelli che devono portare i numeri dei componenti della famiglia e i numeri delle persone, perché sono controllati, non hanno nemmeno libertà, la libertà ogni tanto di dire qual è la loro decisione ideale, non possono votare liberamente perché li controllano, e questa è la nostra città, questi sono i potenti della nostra città, questi sono quelli che parlano di libertà, quelli che si nascondono sotto il pelo di sigle anche ben fatte, ma che in questa città significano, a mio parere, a nostro parere, significano questo. Significano l'imbavagliamento, la violazione, no? Violentare la dignità delle persone, ragazzi, tutti quelli che vengono violentati vedono essere identici. Noi abbiamo la fortuna di non essere, violentati, di non essere imbavagliati, di violentare coloro i quali lo sono. Questo è il nostro compito. Lo facciamo anche in maniera anche un po' plateale, perché abbiamo bisogno di farlo sentire, abbiamo bisogno di che questo messaggio arrivi dappertutto, noi abbiamo bisogno di far deflagrare questa nostra comunità, noi lo vogliamo veramente. E quando qualcuno, io ho sentito un'intervista del concorrente principale che c'è in questa competizione elettorale. Io ho sentito parlare lui dei giovani, ho sentito parlare lui dei deboli, dei giovani e dei deboli. In questa città ci sono i giovani deboli, che sono quelli che, come dicevo poc'anzi, hanno la difficoltà di potersi esprimere, sono gli imbavagliati. E allora se lui, se il mio concorrente principale, ha a cuore le sorti di questi giovani deboli, io vorrei che fosse informatelo dei comportamenti, dei metodi di chi lo ha sponsorizzato, di chi lo sostiene, di chi è messo in atto, di chi tanto di noi forse non lo sa, ma perché non conosce una persona di questo mondo. Quello che gli viene dal cuore, però è vero che vive in un'altra città, secondo me non lo sa davvero, perché se parla dei deboli e dei giovani e che lui proietterà il suo impegno per loro, direi che prima si guarda le spalle, si guardi in là, perché non è sto pensando, ma poi dietro pure accanto, perché si guardi da loro. Sulle conseguenze, loro fanno questo perché amano così tanto questo progetto, che è un progetto che si proietta sulla città e sul futuro e sulla qualità di vita della città, che lo fanno con un trasporto tale che dimostra che loro amano il progetto perché amano questa città. E loro sono i perché la politica è interpretare un gesto di amore, la politica è servire. L'ho detto spesso, non asservire, perché c'è questa assonanza che magari di questa cosa. Loro non conoscono la differenza, noi invece riteniamo di conoscere la differenza. Noi facciamo una cosa che credo che qualsiasi persona che si propone per servire la città debba fare. Noi vogliamo e stiamo facendo un'attività di ascolto ai confronti dei cittadini, noi ascoltiamo i cittadini, noi vogliamo ascoltare perché i cittadini vogliono parlare, vogliono anche sfogarsi, ma dopo l'ascolto ci deve essere il momento del fare, punto,
non ci deve essere un seguito, non ci devono essere capi al collo, non ci devono essere ricatti. Tu ascolti e fai, questa è politica per noi. E quando invece abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo percepito, sappiamo dei nostri amici, dei nostri cugini, dei nostri compagni di banco, tutti quelli che non sono, che sono ridotti in uno stato di ostaggio, sono ostaggi di questi potenti, noi non possiamo far altro che gridare la nostra libertà e dire: tu, se sei un vero potente, utilizza le armi del confronto con me, con chi è libero, non con quelli che sono i deboli, non con i deboli, non te la prendere con i deboli, prendi con te. Diciamo ora, dobbiamo dirlo, perché la campagna elettorale è la campagna in cui ci si confronta non soltanto sulle proposte, ma si fa l'analisi storica, si valutano i rapporti tra quello che si è detto e quello che si è fatto, e poi i cittadini, come è giusto che sia, scelgono. E allora, se è così, io vedi, parlate con gli agricoltori, sentite loro quello che gli è stato promesso e quello che è accaduto in questa città. In questa città l'agricoltura da risorsa è diventata semplicemente una mera via dimenticata ipotesi di lavoro. Non si è fatto null'altro che declamarla ogni tanto. E invece cosa dicono, cosa vogliono i costruttori? Io probabilmente direi e ridurrei anche in termini molto semplici quello che è un primo aspetto che noi abbiamo considerato rilevante: valorizzare i prodotti non saperi. Noi pensiamo ad una filiera corta, cioè quando si può passare all'interno di uno stesso territorio, se un prodotto possa passare dal produttore al consumatore, noi abbiamo già fatto un'operazione che è commerciale ma culturale. Abbiamo dato fiducia all'agricoltore e abbiamo dato riconoscimento a chi in questa città vive e che vuole gustare i prodotti della sua terra. E allora abbiamo detto: ma possiamo farlo, magari il comune può farlo, magari imponendo, promuovendo la provenienza, l'etichettatura dei prodotti. Se noi andiamo un po' su una vetrina in qualsiasi espositore e troviamo la etichettatura dei prodotti, troviamo la loro provenienza, e allora a quel punto là possiamo riconoscere i prodotti che sono frutto di questa terra e quelli che non lo sono. A quel punto là sceglieremo noi e sceglieremo da cittadini, preferiremo i nostri prodotti, e se preferiremo i nostri prodotti il produttore se ne avvantaggerà, e se il produttore ha dei ricavi investirà in qualità, e investendo in qualità comincia a girare quell'etica dell'economia che rende non soltanto virtuoso il meccanismo, ma dà fiducia, dà certezza agli occhi, recupera fiducia anche nelle istituzioni, perché uno dei temi che dobbiamo affrontare, ed è fondamentale, che in questa città bisogna recuperare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Nel programma c'è l'orgoglio, nel programma trasuda il senso dell'orgoglio, nel senso delle risorse che ci sono. E quando parliamo di risorse e parliamo di turismo, non possiamo che parlare e fare riferimento ad Alto Marina. Parliamo di Alto Marina, se ne parla in tanti modi, e io non vorrei neanche annoiarvi con il senso della spiaggia dorata. Io vorrei semplicemente porre solo per un attimo attenzione su quello che è un elemento che ricordo da piccolo, mi disse una persona che se ne intendeva tanto. E mi disse: non è tanto la lunghezza della spiaggia, non è tanto la conformazione della spiaggia, non è tanto la centralità rispetto al posto. Quello che fa di Alto Marino una località unica è la qualità del granello di sabbia. La qualità del granello di sabbia è una cosa che sfugge, è unica, è unica, è unica, è l'effetto
che mi si allora l'effetto talco. E allora è una risorsa, senz'altro una risorsa, come lo è la scomania. Allora la scomania sì, è stata violentata, è stata acquisita, ma non è perduta, come ci vogliono credere. Non è perduta. La scomania è stato oggetto di uno studio, un approfondimento da parte di un gruppo di tecnici, di volontari, di coraggiosi di ABC, che hanno detto come fare a energizzare le risorse, come fare ad energizzare la qualità, la proiezione turistica di Alto Marina. E hanno messo su alcune idee, hanno messo su alcune idee che sono quelle di fare di Alto Marina una città albergo. Hanno parlato del piano, del colore e del decoro. Citare un progetto che dia, recuperi il senso di località balneare. Poi hanno detto dobbiamo coordinarlo con quello che è un'esigenza di civiltà. L'esigenza è quello di dare alla Scomania una rete fognaria. Una rete fognaria perché tutti quanti noi siamo la Scomania e sappiamo che cosa succede. Allora c'è il problema dei fondi, è vero. C'è il problema dei fondi. Però se non si pone come obiettivo, i fondi non si troveranno mai. Invece noi, al Comarino, non dobbiamo considerare una risorsa. Non dobbiamo considerarlo come un'entità come la nostra località balneare. No, signori miei, dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere. Al Comarino è una risorsa. E anch'essa è un talento. È un dono. È un dono. E come dono dobbiamo moltiplicarlo, valorizzarlo, decuplicarlo. Si sono semplicemente incaricati, sono incaricato di dare forza, di dare voce a un progetto. Questo io faccio, questo voglio fare, però la proposta è una proposta nostra. Noi viviamo come squadra, noi vogliamo essere squadra, ma non una squadra che vuole distaccarsi da quello dal tessuto sociale, noi vogliamo che diventasse squadra la città. Diventasse squadra, noi abbiamo proposto tanta gente, dai vieni. Dice, ma io sono arrivato dove? Non ci interessa. Ve lo dico, non ci interessa se arrivate adesso. Noi vogliamo tutti dentro, noi vogliamo che partecipiate tutti, che ci diciate, che mi diciate, che io non esprimo bene i concetti. Bene, vengo un altro, non è un problema. Facciamolo, mettiamo in moto i meccanismi di ricambio in questa città. Facciamolo veramente, ci vediamo. Abbiamo un'occasione storica. Sta lievitando la proposta del Ricci. Tutti quelli che vogliono entrare in questo lievito si avvicinano, contagino, la spagnano ovunque e facciamo sì che diventi la proposta della città. Noi abbiamo l'onore, non so di averti qui, noi che altrimenti non esistevamo, non avevamo neanche un nome. Oggi il Ricci raccoglie le speranze e vorremmo, e concludo, dire che questa volta, più una volta, se non l'avete mai fatto, o se l'avete già fatto, rifatto, no? Questa volta, piuttosto che privilegiare il senso dell'appartenenza, privilegiare il senso della parentela, dell'amicizia, di quella a cui non posso dire no. Per una volta fate trionfare nei vostri cuori, prima ancora che nel vostro segno, fate trionfare la speranza. E se avvicini per voi la speranza, vi prego, dateci la responsabilità.